Benvenuti a Radio Tuscia Events. Io sono Stefania e qui con me c'è Gianni Pontillo. Buonasera a tutti. Siamo nel Teatro Il Mascherone a Valentano, dove stasera si inaugura la seconda stagione. Allora Gianni, so che c'è questa commedia che andrà in scena tra pochi minuti. Dimmi il titolo. Il titolo è Mi vuole ancora bene. E allora raccontacela. Sì, allora è un ipotetico, virtuale seguito dello spettacolo che ha inaugurato il Teatro del Mascherone lo scorso anno. Lo scorso anno ho pensato a un varietà dal titolo Però mi vuole bene, classica storia un po' alla Lando Buzzanca e Delia Scala degli anni 70-80, quindi al centro c'è la coppia con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi limiti e paradossi. E lo spettacolo è andato particolarmente bene anche perché è stato allestito lo scorso anno, ovviamente essendo lo spettacolo d'apertura doveva essere fatto e voleva essere fatto da noi, cioè me e Deborah, compagnia di Roma, adesso poi magari ne parliamo, insieme ai ragazzi della compagnia locale, perché comunque Valentano inaugurava per la prima volta un teatro stabile e quindi ci sembrava corretto, opportuno, doveroso quello di formare una compagnia dove stavamo un po' tutti insieme per partecipare a questo evento. Lo spettacolo è andato particolarmente bene lo scorso anno, abbiamo pensato di ripetere un po' facendo il numero due come si fa un po' al cinema, con la differenza che questo sta andando meglio dell'anno scorso, invece bene. Al cinema di solito no? Sì, il secondo, sì. Il sequel non va mai benissimo. Invece qui sta andando molto bene, noi facciamo programmazioni ogni 15 giorni e le prime due repliche hanno avuto veramente un grande successo, la gente si è divertita molto, ma d'altronde la gente quando decide di andare a teatro, di partecipare a manifestazioni vuole soprattutto divertirsi, rilassarsi e divertirsi. E questo è uno spettacolo che dà la possibilità di passare due ore proprio spensierate, in allegria, senza pensare a nulla. Gianni, insieme a te in scena ci sono tantissimi bei nomi. Soprattutto io conosco il nome di Deborah Caruscioli. Vogliamo parlare della tua collaborazione con Deborah? Sì, allora diciamo che Deborah è la co-direttrice del Teatro Daphne di Roma, nasce come mia allieva nell'accademia che io dirigo a Roma, in un altro teatro che è il Teatro Storico, il Teatro Daphne di Roma, e poi chiaramente lei ha cominciato a collaborare con noi, ma è una collaborazione che però ha una base ovviamente personale, nel senso lei è mia moglie, abbiamo formato questa compagnia che è diventata anche una ditta dal punto di vista teatrale, ditta si intende non dal punto di vista burocratico ma come nomi in cartelloni. E a Ostia, a Roma, in realtà abbiamo questa compagnia stabile che produce degli spettacoli sul Teatro Daphne, ma che poi diventano itineranti un po' in tutto. Volevo fare una precisazione, sì. Scusa se ti interrompo, non è che noi stiamo parlando alle spalle di Deborah, è che lei in realtà è al trucco, perché tra poco andrà in scena e quindi in questo momento non la possiamo avere, certo, ai microfoni, certo. Insomma, ecco, era questo, spieghiamole agli ascoltatori, perché altrimenti pensano che certo. È un ectoplasma. Per cui diciamo che da questa prima collaborazione, lei ha studiato con me quasi 4 anni e poi ovviamente questo io lo dico sempre perché comunque è una nota, è un punto a favore di Deborah che le fa onore. Lei è diventata l'attrice, diciamo la prima attrice della nostra compagnia, non perché ovviamente sia mia moglie, ma perché se lo merita, nel senso in scena poi si vede e si sente. Ma io l'ho già vista, so di che cosa stiamo parlando. Quindi non credo di dire appunto delle stupidaggini dicendo che è un'ottima compagna di lavoro. E inoltre lei si occupa di tutta la parte organizzativa, anche quella in parte dell'ufficio stampa, per cui diciamo che questo sodalizio è un matrimonio in tutti i sensi, diciamo che a me piace molto di più occuparmi della parte artistica a livello di scelta di testi, regia e ovviamente interpretazione, perché poi io nasco come attore e lei ovviamente mi segue per quanto riguarda tutto il discorso non solo organizzativo ma principalmente interpretativo e poi ovviamente tutto il resto. C'è una replica che è domenica pomeriggio alle ore 17 e io ho già invitato 17.30, ecco, precisiamo perché sì. E io avevo dato invece la notizia alle ore 17, vabbè, ma se arrivano qua e gli spettatori alle 17 il teatro è comunque bello e piacevole e accogliente, quindi. Sicuramente volevo chiederti una cosa prima di mandare il brano. Sì. Quali sono le opere in cartellone? Sì. Perché so che c'è una stagione molto ricca. Anzi, facciamo una cosa, mandiamo il brano e poi raccontiamo il cartellone.
Bentornati negli studi di Radio Tuscia-Evez. Io sono con Gianni Pontillo, che è in scena al Teatro Il Mascherone a Valentano con Mi vuoi ancora bene, una commedia esilarante. Allora, vogliamo raccontare i tuoi progetti futuri? Allora, per quanto riguarda Valentano, ce ne sono molti di progetti, nel senso che la stagione teatrale prevede una serie di spettacoli che si alterneranno ogni 15 giorni e faranno tutti quanti 2 giorni di rappresentazione, il sabato sera alle 21, la domenica alle 17:30. E sono tutti spettacoli di stampo, quasi tutti di stampo comico, leggero comunque. Questo perché abbiamo visto che sia il pubblico di Valentano, ma in generale il pubblico predilige comunque un teatro leggero. Leggero, certo, perché il fine settimana, dopo tutta la settimana pesante, certo. Vogliamo questo ovviamente io tengo sempre a precisarlo, questo non vuol dire che noi rappresenteremo come fanno purtroppo molti diversi teatri che si occupano, diciamo, che mettono come primo obiettivo quello soltanto di avere pubblico, magari noi li chiamiamo i teatri panettone, che sono un po' come i cinepanettone, cioè nel senso a noi interessa mettere in scena degli spettacoli che abbiano anche comunque una base un po' un filo conduttore, un perché, io lo chiamo un perché. Poi è chiaro che se questo viene fatto, questo perché viene esposto in maniera divertente, in maniera leggera, io dico sempre che arriva di più. È la prima cosa che io insegno ai miei allievi. Cioè, ragazzi, se vi divertite, ovviamente raggiungete prima il risultato. E questa stagione prevede una serie di spettacoli fatti da noi come compagnia stabile del Teatro Daphne, da alcune compagnie che collaborano con me sempre al Teatro di Roma. Quindi verranno da Roma diversi attori e poi ci saranno diverse compagnie, questa è una novità per quest'anno, diverse compagnie di zona, da Viterbo, da San Martino, cioè abbiamo cominciato ad aprire anche alle compagnie locali, ovviamente abbiamo fatto una prima selezione e contiamo ovviamente di allargare questo gruppo, ormai per quest'anno la stagione è definita, però dall'anno prossimo io vorrei allargare anche il numero delle compagnie locali, perché comunque è sempre bello cercare delle sinergie e sicuramente. Allora ascolta, adesso mandiamo in onda un altro brano e poi quando rientriamo in studio ci parli brevemente della tua scuola di recitazione e ecco, mandiamo il brano e poi ci risentiamo.
diamonds seeking shade. We are diamonds seeking shade. Bentornati in studio a Radio Tuscia Evans alla nostra intervista a Gianni Pontillo. Allora Gianni, raccontaci della tua scuola di recitazione e se qualcuno che ci sta ascoltando vuole magari trovarti come assolutamente sì. Allora cominciamo col dire che io insegno teatro da circa 25 anni, ho avuto la fortuna anche di insegnarlo, studiarlo, di insegnarlo all'estero, ho lavorato in tantissimi paesi, in quasi tutta l'America, in Europa, ho fatto diversi paesi, ho studiato con Dario Fo, quindi insomma c'è un backstage abbastanza importante da questo punto di vista. A Roma io dirigo un'accademia di teatro che vede allievi che partono dai 4 anni fino agli anziani, quindi in pratica senza limiti di età, e ogni fascia d'età è divisa non solo da una classe ma anche da un programma particolare. Con me ovviamente lavorano anche altri insegnanti e in media noi contiamo a Roma dai 100 ai 150 allievi ogni anno. Da quest'anno noi vogliamo partire anche qui a Valentano con un laboratorio teatrale per cominciare per i bambini delle elementari, i bambini delle scuole medie. Ecco, parliamone. Ne parliamo. Dunque, la prova e la giornata di prova che abbiamo deciso di istituire sarà per lunedì 5 dicembre, di pomeriggio. Dalle 16 alle 17 ospiteremo i bambini delle elementari. Al Teatro Mascherone. Sempre al Teatro Mascherone, sì. E dalle 16 alle 17 i bambini delle elementari, dalle 17 alle 18 quelli delle scuole medie e poi a seguire gli adulti che decideranno di fare una sorta di lezione di prova. In questa un provino. Una sorta di, sì, anche se a me non piace molto la parola provino. Però perché, sai, è una parola molto nota. Sì, questa. Sì, naturalmente. E la scuola prevede, diciamo che il punto di partenza della scuola per quanto riguarda i bambini è quello di far capire ai bambini che esiste un linguaggio diverso da quello della televisione e da quello del computer. Un linguaggio basato sull'invenzione, sulla fantasia, sulla creatività. I bambini hanno una potenzialità dal punto di vista creativo che è pazzesca. Sì, lo so. Ma è necessario insegnargli a usarla, a tirarla fuori. Ecco, io in 25 anni questo metodo credo di averlo appreso anche insieme ai miei collaboratori e il 5 dicembre noi faremo questa prova, vediamo quanti bambini arriveranno, noi siamo pronti ad accoglierli tutti, ovviamente non potremmo creare delle classi troppo numerose perché sennò diventa difficilissimo. Però invitiamo anche i bambini dei paesi limitrofi a venire a Valentano, sì. Cioè di non perdere questa bellissima occasione. No, difatti, e a questo proposito io mi volevo anche approfittare dell'occasione per ricordare che noi stiamo anche per partire, io e Deborah, con gli spettacoli per le scuole. Noi faremo una serie di rappresentazioni per le scuole quest'anno di ogni ordine e grado, partendo proprio dalle elementari per arrivare fino alle superiori, con spettacoli diversi. Faremo Se questo è un uomo di Primo Levi, faremo uno spettacolo sulla preistoria per i bambini, un Pirandello, abbiamo la mandragola di Machiavelli. Fantastica. Insomma, parecchie cose. E quindi vogliamo cercare di aprire questo spazio, lo spazio del Mascherone, a bambini e ragazzi, perché abbiamo visto l'anno scorso che c'è stata una enorme partecipazione ovviamente di adulti e anche di bambini, perché abbiamo fatto uno spettacolo appositamente a Roma? Qui. Però ci sono stati pochi ragazzi dell'età che vanno diciamo dai 10 ai 15-16,
Quest'anno vogliamo intensificare, vogliamo partire. E allora, qualche genitore in ascolto, dove trova informazioni? Potete chiamare questo numero di telefono, che è il numero di telefono di Deborah, l'organizzatrice, che vi darà senz'altro tutte le informazioni, che è il 335-7518414. Altrimenti potete scrivere alla mail del Teatro il Mascherone, che è teatroilmascherone@gmail.com. Oppure prendere direttamente informazioni al Teatro il Mascherone o alla Prologo di Valentano. Perfetto. Gianni, grazie dell'intervista molto istruttiva, direi. Grazie. Visto che abbiamo parlato di corsi, e adesso ci vediamo a questa bellissima commedia. Buona serata. Anche a te. Sapere che cosa fai stasera, vorrei sapere dove punta la tua vela, vorrei sapere qual è la direzione del tuo cuore e quali sono le parole che vuoi sentirti dire. Io non credo si possa capire il senso di questa attrazione, e allora che dire, che fare, meglio danzare, dai. Danziamo, danziamo, indossiamo sorrisi smaglianti ed abiti ricchi e sgargianti, e danziamo, ripetiamo il rituale più antico del mondo ed in tondo danziamo, danziamo, continuando a mostrarci per ciò che non siamo e che non saremo mai, che non saremo mai, che non saremo mai. Vorrei saperti, sole stanca, vorrei saperti triste ed affranta e bisognosa di me, di mille piccole attenzioni, di innumerevoli effusioni, ma tu sorniona ridi. Io non credo si possa capire il senso di questa attrazione, e allora che dire, che fare, meglio danzare, dai. Danziamo, danziamo, indossiamo sorrisi smaglianti ed abiti ricchi e sgargianti, e danziamo, ripetiamo il rituale più antico del mondo ed in tondo danziamo, danziamo, continuando a mostrarci per ciò che non siamo e che non saremo mai, che non saremo mai.